Non so se avete visto il video di provocazione, era una carbonara a 40 euro. Quindi oggi faremo un percorso sui prezzi, è una cosa che mi chiedono spessissimo ed è una cosa sulla quale intervengo molto spesso durante le mie consulenze e credo che sia un tasto molto delicato, quindi merita una diretta. Pertanto annuncio l'argomento di oggi, è come alzare i prezzi e come vendere una carbonara a 40 euro. Ora, partiamo dalla carbonara, che era un po' la provocazione nel video di ieri. Allora, una carbonara è un piatto tipico che non è semplicissimo da preparare, poi ci sono anche tante piccole varianti, tanti piccoli accorgimenti. Per cui ha delle difficoltà intrinseche, cioè proprio di produzione, ma è super soggettivo, no? Quindi, come facciamo a stabilire quanto è buona una carbonara o se è più buona dell'ultima che abbiamo mangiato? È molto difficile per due motivi. Il primo perché ognuno di noi ha un gusto diverso e poi perché io non ho mai due carbonare vicine. Magari le mangio addirittura a un mese di distanza, se non a un anno di distanza. Avessi i due piatti vicini, sarebbe molto più semplice da paragonare, no? Da confrontare. E ci fossero dei parametri e dei valori e una tabella per iniziare a confrontarle e a dare dei parametri numerici, probabilmente sarebbe un po' più facile stabilire qual è la carbonara più buona del mondo? In realtà io sono convinto che uno può far assaggiare lo stesso piatto di carbonara a 200 persone diverse e poi un secondo piatto e non credo che ci sia l'unanimità sulla carbonara, no? Ma su tante altre cose, la classica torta di mele, la classica, cioè tutte le cose di cucina sono troppo soggettive per essere bollate come la più buona del mondo. Questo discorso lo facevo con un mio amico che è appassionato di vino e produce anche un vino, un metodo classico. E quindi nel tempo, prima di arrivare alla produzione, cosa ha fatto? Ha indagato su quali sono i parametri che rendono una bollicina più buona di un'altra. Quando si va a fare l'aperitivo, spesso si chiede il Ferrari, si chiede il Cadelbosco, si chiede il Bellavista, ci sono tutta una serie di vini rinomati, famosi, buoni, non buoni, eccetera, che vengono ordinati in automatico dalle persone. Quando poi però si mettono due vini vicini, e questo test io e lui l'abbiamo fatto proprio insieme e adesso ve lo racconto, allora a quel punto cambia completamente la percezione. Vi racconto questo piccolo aneddoto in 20 secondi. C'è una persona che è abituata a bere bene, che chiede a questo mio amico di un vino, una bollicina, ok? E questa persona è abituata comunque a bere del prosecco generalmente, è amante del prosecco. Lui propone di assaggiare il suo metodo classico, che chiaramente ha una produzione diversa, perché non è un prosecco ma è un metodo classico. Ha chiaramente un perlage diverso, un colore diverso, un profumo diverso. Non entriamo nel dettaglio, ma è decisamente diverso come vino. Lui gli porta solo il bicchiere del metodo classico. Questa persona lo assaggia, storge il naso, io chiedo il parere e dice che lo trova un po' anonimo. E può essere, no? Questo è il suo parere soggettivo. Allora portiamo un bicchiere di prosecco, che è quello che beve di solito, che piace tanto, lo mettiamo a fianco e si nota proprio la differenza, ripeto, di colore, perlage, eccetera. Lo assaggia e vedete la faccia che fa così. Ok? Quindi, assaggiato il prosecco che beveva di solito, è rimasto stupito di quanto fosse cattivo, ha detto parole sue, rispetto al metodo classico. Quindi, ci sono vari problemi. Il primo è che era abituata a bere un vino e quello era il suo standard, ma non aveva mai confrontato con due bicchieri vicini. Questo è un aspetto, secondo me, molto, molto importante. Una volta che ha assaggiato di nuovo il metodo classico, ha detto c'è un abisso. Chiaro che il metodo classico è come se fosse uno champagne, per intenderci, no? Ed è chiaro che è molto più elaborato, dà molto più lavoro, è molto più raffinato, eccetera, eccetera. Quindi a tutti gli effetti
quando poi li paragoni senti veramente tanta differenza. Però, ripeto, se uno avesse sempre solo bevuto metodo classico, una volta che beve da solo quell'altro può anche non piacerti e gli sembrava anonimo. Pensate, le sue parole anonimo. Dopodiché, assaggiati vicini, ha cambiato completamente il parere. Ok, questo quindi è per dirvi che se non ho un metro di paragone, se non ho dei parametri e se non ho il confronto diretto, è molto difficile valutare due prodotti o due servizi. Questo è il primo concetto di oggi che ci tenevo per sfatare un po' quel mito che uno dice no, ma è come la fa mia mamma, la carbonara non la fa nessuno. Ma tu non hai mai assaggiato vicino a quella di tua mamma la carbonara di quel ristorantino nel Viottolo di Roma dove fanno la ricetta tipica da 100 anni? Mettile assieme e magari cambi idea. O magari confermi che quella di tua mamma è la più buona. Ok, questo è il primo concetto, quindi poter paragonare, avere degli strumenti, dei parametri e soprattutto avere vicine le cose, ok? Se le metto proprio vicine. Ora, lungi da me dire che una carbonara debba costare 40 euro. Non l'ho mai detto, non lo sostengo. Però voglio portare un'altra tesi a favore dei 40 euro di questa carbonara, perché io oggi venderò una carbonara a 40 euro a qualcuno di voi. Allora, se siete andati in montagna a sciare o comunque a camminare in qualche rifugio, ci sono dei rifugi, molti, che non sono accessibili con l'automobile, ok? Neanche con i fuoristrada. Ci sono proprio dei sentieri molto stretti per cui si può arrivare solo con l'elicottero, per esempio. Ora, se io vado in un rifugio del genere, è normale che il cibo costi caro, perché hanno un costo oggettivo, il trasporto, che è molto, ma tante volte più caro che tutti gli altri tipi di trasporto. Quindi il fatto, io ho un cliente che ha un rifugio proprio non raggiungibile, e quindi loro fanno chiaramente pochi ordini, grossi, ma l'elicottero che viaggia, voi sapete che costa centinaia di euro al minuto, e quindi fare quei 2-3 viaggi quel giorno magari gli costa parecchie centinaia di euro, che devono spalmare poi su cosa? Su ogni piatto singolo che vendono. Quindi non si arriva ovviamente ai 40 euro di un piatto singolo, però una pasta invece che 10 deve costare almeno 12 o 13. Ed è normale che sia così, perché è un costo oggettivo che loro non hanno maniera di ripagarsi se non alzando i prezzi. Tutte queste situazioni particolari, chiaramente, vanno a influire sui prezzi in maniera oggettiva, in maniera sacrosanta, devono influire sui prezzi. E il cliente che non percepisce questo aumento di prezzi e che non lo giustifica, non è un buon cliente. Se invece io vado in un rifugio a 3.000 metri e mi trovo una carbonara perfetta fatta col guanciale e con tutti gli accorgimenti del caso, senza panna, come sottolineano alcuni, eccetera, eccetera, e trovo una carbonara perfetta, io sono disposto a spendere 20 euro per un piatto di carbonara. Ok? Posso anche portarmi il panino da casa, cioè vorrei anche sedare tutte le varie obiezioni e tutte le tesi che possono smontare questo argomento, perché è normale che l'alpinista non si mangia la carbonara in montagna, ma il turista medio e non esperto che fa la passeggiata e vuole starsene poi tutto il pomeriggio a prendere il sole o leggere, si può anche mangiare magari la carbonara tranquillamente. E se alcuni di voi sciano, sanno benissimo che quando si va a sciare poi si fa una bella pausa pranzo e spesso si mangia una polenta col formaggio, che è una cosa pesantissima. Però lo si fa, ok? Sugli impianti da sci, perché una cioccolata calda costa molto cara? A me è capitato di pagare 6 euro una cioccolata calda in un posto che era su un ghiacciaio, ok? Perché costa 6 euro? Perché riscaldare quell'ambiente non è che di notte spengono il riscaldamento come facciamo noi, devono pompare, perché di notte va a meno 20, meno 30. Devono pompare il riscaldamento di notte come di giorno a manetta 24 ore su 24 per tutto l'inverno. Il costo del gasolio, del metano, di quello che volete per riscaldare quell'ambiente, dove lo recuperano? Semplicemente sui prezzi al pubblico. Quindi in tutte le situazioni particolari c'è per forza un aumento dei prezzi. E chi non lo capisce, ripeto, non è un problema vostro. Cioè, non sono clienti. Quello che si porta il panino al salame e se lo mangia in un angolino dietro a un bosco è perfetto. Nessuno lo critica, nessuno lo giudica, non deve per forza venire a mangiare da voi. Si mangerà un panino al salame, avrà speso 2 euro ed è contento lui e siete contenti voi. Ma se uno entra nel vostro ristorante e si lamenta di una carbonara a 15 o 20 euro in montagna a 3.000 metri, sbaglia lui a lamentarsi.
se la fa a casa o si mangia il panino a salame. Fine delle discussioni. Questo è per togliere un po' tutte quelle polemiche che so già che nasceranno, no? Perché il costo di un piatto di carbonara è ovvio che è un paio di euro, forse tre se mettiamo anche il fuoco, il lavaggio, le stoviglie, i materiali di consumo, eccetera. Però 3 euro, 4 euro, è chiaro che più di 10-12 non dovrebbe costare, ma in una situazione standard, ripeto, in una situazione nel ristorante in centro città è normale che costi 10-12 euro. Ho un'amica, Antonella, che ogni tanto si collega, non so se oggi poi passa a trovarci, organizza viaggi in Marocco. Allora, se voi andate in Marocco e volete dormire una notte nel deserto, è caro mangiare in mezzo al deserto, perché devono portare tutta l'attrezzatura per cucinare, devono portare con le jeep, devono pagare la benzina, cioè è chiaro che ha un costo oggettivo che non si può negare e non si può nascondere, e l'impresa non può, l'azienda non può regalarvelo, perché è lì che si fonda tutto quanto. Quindi cosa succede? Se voi andate in mezzo al deserto e volete mangiare sushi in mezzo al deserto fresco, devono pescare, preparare il sushi, portarvelo fresco in una cella, e costa magari 20 euro al pezzo. Qual è il problema? L'avete chiesto voi. Quindi c'è proprio un problema, no? Adesso poi... finita questa premessa, vado su un po' più sul tecnico, sulle strategie per alzare i prezzi, eccetera, però era solo per inquadrare l'argomento che ci sono dei costi oggettivi che la gente non prende in considerazione. L'azienda cosa deve fare? Deve essere molto brava a raccontare, a spiegare, a trasmettere tutto il lavoro che c'è dietro, tutta la scelta delle materie prime, il trasporto delle materie prime, la lavorazione. Mi piaceva un locale che aveva la fotocamera dentro la cucina, non solo la cucina a vetri, ma aveva la fotocamera dall'alto, e quando tu ordinavi un tagliolino vedevi che in cucina si mettevano a fare i tagliolini freschi e tu ti guardavi il tuo tagliolino in preparazione. Quindi immaginate quanto è bello vedere il tagliolino che te lo preparano in diretta e poi a mano, e quindi poi lo tagliano e poi te lo cuociono e tu ti guardi i tuoi 10 minuti di preparazione, intanto non ti annoi e ti passa il tempo, quindi non è neanche male come strategia. In più il prezzo a quel punto passa in secondo piano, perché c'è un effetto, no, di coinvolgimento, un effetto di trasparenza, un effetto di genuinità, ci sono tantissimi fattori che vanno a giustificare un prezzo anche più alto. Ok, questo è un po' sempre per giustificare, diciamo. Ora, mettere una carbonara ad alto prezzo, anche se siete in un ristorante magari non troppo isolato o in una zona troppo particolare, può avere vari obiettivi, per esempio anche solo l'obiettivo di marginare, quindi il fatto di avere un po' più utile, è sacrosanto e per ogni azienda si deve cercare di avere più utile, ma può essere anche un modo per posizionarsi nella mente degli avventori. Cioè, se io mi posiziono che ho un ristorante caro, automaticamente quando si sparge la voce vado a segmentare il pubblico e vado a attirare un pubblico alto spendente. E questa è una delle tecniche che spesso si usa anche nelle discoteche. Cioè, un alto biglietto di ingresso in una discoteca, per esempio, fa sì che il pubblico sia automaticamente segmentato. C'è stato un periodo, anzi forse c'è ancora, dove ci sono alcune discoteche il cui ingresso è gratis e poi costa tanto il bere. Arriva tutta la feccia che non vuol spendere neanche 5 euro. Ma il problema è che comunque il DJ lo pago, i buttafuori li pago, la luce la pago, la sicurezza, la SIAE, i materiali di consumo, il personale, eccetera, eccetera. In più devo avere dell'utile. Se io lavorassi solo sul free, dovrei sperare che tutti bevano tanto, ok? E potrebbe anche non bere nessuno e quindi non sta in piedi il meccanismo. Per me in una discoteca il biglietto è fondamentale per la sopravvivenza della discoteca, e io vi parlo qua dalla Valle d'Aosta, ma ognuno avrà le sue realtà, potrà raccontare aneddoti di questo genere, che c'è stata una lunga fase in cui se c'era il biglietto la gente non andava a ballare. Cioè, sembrava follia pagare il biglietto in discoteca. Questo a causa di una discoteca che un giorno ha voluto rompere un po' i meccanismi mettendo l'entrata gratuita. Ed è stato il problema delle discoteche, poi di tutta la valle, poi addirittura sono crollate, adesso non ce n'è quasi più praticamente. Ma per farvi capire,
perché io non devo pagare un biglietto all'ingresso di un locale che mi fornisce tutta una serie di servizi, tra cui prima di tutto la musica, l'intrattenimento, il DJ, il vocalist, i bagni e poi tutta una serie di servizi tipo i bar, magari lo spuntino e la festa, e comunque ci sono un sacco di cose. Quindi, qual è il discorso? Che bisogna essere molto bravi a spiegare tutti i fattori che danno valore al nostro prodotto, se no non possiamo neanche venderlo, innanzitutto, ma poi non possiamo neanche alzare il prezzo. E per chi mi segue da un po' sa benissimo che io sono per alzare i prezzi a fronte di garanzie, assistenze, qualità, eccetera. Quindi se io alzo la materia prima e prendo la mozzarella molto particolare di una piccola aziendina, oppure prendo un guanciale che è sempre perfetto, e poi prendo una pasta trafilata al bronzo, oppure fresca, eccetera, eccetera, allora a quel punto io posso giustificare tutto, raccontare tutto nel menu, nel marketing, sui social, nell'insegna, cioè dove, in tutte le occasioni che ho, racconto tutti questi passaggi e allora il prezzo più alto è giustificato. Altrimenti, se io non racconto nulla, poi non posso lamentarmi che la gente lasci recensioni con le foto sullo scontrino dicendo ho pagato 4 euro un caffè. Attenzione, ultimo esempio, e poi vado avanti con un po' di concetti che mi ero fissato in mente. Mi è capitato di andare a bere un caffè con un amico circa 10 anni fa, quindi parecchi anni fa, al caffè Florian in Piazza San Marco a Venezia. Siamo andati volontariamente, un po' perché è un caffè storico, un po' perché a Venezia io non ci vado tutti i giorni e un po' per tanti motivi. E tra cui uno è valutare anche il servizio, il prezzo, eccetera, no? Questo mio amico è un ristoratore, quindi a tutti gli effetti eravamo anche curiosi ed è un mio cliente, oltre che amico. Quindi siamo andati al caffè Florian, abbiamo preso 2 caffè e 2 bicchieri d'acqua, 20 euro. Eravamo felici di spenderli per 2 motivi. Anzi, per tanti motivi. Allora, il locale storico da paura. Solo il lampadario di cristallo sarà costato 1 milione di euro, perché era un lampadario grosso come casa mia, cioè era una cosa che non so neanche come faccia a stare appeso dal peso che ha. Il personale gentilissimo, preparatissimo, vestito bene, il locale super pulito, sei in Piazza San Marco, c'era l'orchestra da 4 componenti che suonava tutto il giorno. Quindi io in realtà non sto pagando il caffè 10 euro, sto pagando tutto l'insieme, il contesto, l'armonia, l'orchestra, la posizione e anche un po' di prestigio e anche il fatto di poter dire sono andato al caffè Florian, perché no? Cioè c'è tutto un insieme di cose che fanno valere quel caffè 10 euro e ci riandrei perché non sto pagando 8 grammi, 9 grammi di, 9 grammi di caffè 10 euro, sto pagando tutto il resto. Questo è un po' il concetto che spesso le aziende non riescono a far passare, cioè le aziende non riescono a comunicare questi valori aggiunti, addirittura alcuni sono un po' boriosi, sono un po' snob e trattano male la clientela, tanto che poi la clientela crea uno scudo e non riesce ad avvicinarsi a questi concetti, non riesce neanche a essere permeata di questi concetti. Ed ecco perché poi si vedono le foto su TripAdvisor con gli scontrini e la gente si lamenta solo del prezzo e non riesce a giustificare tutto il resto. 3 grammi e 33, 3 grammi e 33 di caffè. Allora, quindi, fatta questa lunga premessa, perché poi alla fine sono 20 minuti di premessa, io poi adesso voglio andare un po' al sodo. Tutto questo è per farvi capire che i prezzi li potete alzare tranquillamente. Ora, vediamo alcune strategie per alzare i prezzi, in modo che ognuno possa applicare la propria alla propria azienda, al proprio prodotto, servizio, quello che è, nel tempo che ritiene opportuno, sui prodotti che ritiene opportuno, per i clienti che ritiene opportuno. Quindi non è che tutte valgono per tutti, come sempre cercate di contestualizzare. Io lascio degli spunti trasversali, mi piace dirlo trasversale, però è così a tutti gli effetti. Allora, ci sono delle attività che hanno dei rialzi graduali. Fate l'esempio delle pizzerie al taglio, dove costa 3 euro, l'anno dopo 3,20, poi l'anno dopo ancora 3,50. Arrivano dopo un tot di anni che quel pezzo di pizza invece di costare 3 euro costa 4. Voi, se siete clienti fissi,
quasi non ve ne accorgete, oppure ve ne accorgete e storgete un po' il naso, ma la pizza è buona e continuate a comprarla. E se la pizzeria non fa niente per dimostrare questo aumento dei prezzi, probabilmente il primo avventore la trova già a 4 euro e la trova un po' cara magari rispetto a un'altra vicino a 3 euro. Quindi è ovvio che io come sempre devo giustificare, però l'aumento graduale è una cosa che può funzionare in alcuni casi. In altri casi invece c'è l'aumento di botto. Cioè io passo da 3 euro a 4 euro ed è una cosa molto rischiosa per alcune attività, però perché sto aumentando del 25%, è tantissimo, e anzi del 33%, anche l'altra volta ho sbagliato i conti, poi chiaramente senza averli su carta uno va in tilt perché sono distratto da altre cose, dalla tecnologia. Quindi cosa succede? Se io aumento del 33% i prezzi e passo da 3 euro a 4 euro, ecco che può veramente spaventare. Però ad esempio ho rinnovato il locale. Però ad esempio ho cambiato la mozzarella, non ce l'ho più normale ma ce l'ho di bufala. Per esempio ho cambiato il tipo di forno, non è più elettrico ma è a legna. Allora a quel punto giustifico veramente quel salto di qualità e avrò anche uno spostamento sul pubblico. Cioè se il pubblico prima magari guardava il prezzo e aveva un pubblico di qualità medio-bassa, adesso avrò un pubblico migliore proprio perché comunico in maniera diversa cose diverse e do dei prodotti diversi. E quindi pian piano mi ripago anche tutta la spesa per cambiare il forno. Oppure vi faccio l'esempio di una pizzeria che ho aiutato a partire in questi anni e mi ricordo ancora le prime pubblicità, le prime messaggi, il primo sito e tutto quello che avevamo fatto all'inizio, e aveva un forno elettrico. Abbiamo spinto un po' sulla pubblicità, è passata a 2 forni elettrici e quindi garantiva consegne veloci ad un prezzo sempre basso. Ad un certo punto abbiamo detto, visto che aveva intenzione di cambiare sede, cambi sede, avrai una grossa spesa, dovrai per forza alzare i prezzi e quindi dovrai per forza alzare il livello anche dei prodotti e della qualità. Ed è passata al forno a legna. Era inevitabile. A quel punto ha portato dentro tutta una serie di clientela nuova, che prima non badava tanto al forno, invece adesso ha portato dentro anche la clientela che bada al forno, e il prezzo è giustificato perché c'è il forno a legna. Tra l'altro un forno a legna che brucia 30, 40, 50 kg di legna al giorno ha un costo altissimo, no? Quindi è chiaro che devo ribaltare tutto sui prezzi, come dicevamo prima. Un'altra strategia per alzare i prezzi è fare della sperimentazione. Cioè io posso dichiarare che c'è una ricerca dietro a un prodotto, che c'è una sperimentazione, che è una cosa innovativa, che è una cosa che avete solo voi ed è una cosa abbastanza rara da trovare o difficile da produrre. Allora a quel punto il prezzo un po' più alto è giustificato da tutto quello che c'è dietro, questo storytelling, questa ricerca, questo bagaglio che voi trasferite nel prodotto dovrebbe giustificare il prezzo un po' più alto. È chiaro che poi deve funzionare il prodotto o servizio, siamo sempre lì, la qualità medio-alta ci deve essere sempre, però in ogni caso questo sperimentare dietro questa ricerca fa sì che i curiosi, gli innovativi, gli opportunity seeker, tutti quelli che cercano qualcosa di nuovo, di più moderno, di più bello, di più oppure che spaccherà nel futuro, vengono sicuramente a provare il vostro prodotto anche se il prezzo è un po' più alto. E collegato strettamente a questo, secondo me, una strategia molto importante è portare i dati della ricerca, portare dei grafici, portare dei numeri, portare dei risultati, delle recensioni, delle video recensioni, cioè tutto quello che potete portare come dati, come informazioni per dimostrare la vostra tesi, il vostro prodotto, la vostra qualità, ecco che aiutano a giustificare un prezzo un po' più alto. Perché se io dico che è un prodotto, che questa penna è indistruttibile perché è stata fatta con un materiale particolare e addirittura metto un video dove si carica un peso e si vede che la penna non si spezza, allora a quel punto diventa automaticamente credibile. Perché io vedo un video, lo vedo coi miei occhi, di un peso che non spezza questa penna. Adesso magari mi parte. E ecco che a quel punto un sito senza quel video e un sito con quel video convertono in una maniera pazzesca, diversa, chiaramente, dove metto il video con il peso che prova a forzare la penna e non si rompe, vende sicuramente molto di più. Ma queste sono prove che si possono fare tutti i giorni nei vostri piccoli web e nelle vostre attività. Se voi mettete in vetrina una prova tecnica, c'era un negozio di scarpe che metteva l'acqua che andava la scarpa che si muoveva e andava a bagno continuamente.
e facevano vedere che anche dopo tutto il giorno che l'acqua, la scarpa andava su giù nell'acqua, mettevi la mano dentro e era ancora asciutta, quindi impermeabile al 100%. Questa cosa qua chiaramente non ha obiezioni, perché metto la mano dentro asciutta, fine, quella scarpa è impermeabile. Ok? Quindi tutte queste prove, dimostrazioni grafici, e dire che magari c'è stata già una ricerca dall'America che ha dimostrato che quel prodotto funziona in queste situazioni, sicuramente aiuta a vendere molto di più. Dario dice: mi viene in mente l'ultima pubblicità della Nike, non lo so, non so quale sia, devi, aiutami, poi magari spiegamela in due parole, così almeno la citiamo per tutti. Questo un po' per dirvi una serie di strategie, per alzare i prezzi. Un'altra strategia per alzare il prezzo è che un prodotto sia una serie limitata. Un prodotto sia limitato nel tempo, un prodotto non ci sarà mai più, un prodotto è solo su ordinazione, quindi c'è prestigio e privilegio, un prodotto c'è solo per un lasso di tempo e poi cambia completamente, oppure in questo paese non si vende più, quindi anche la geografia. Tutti questi fattori di scarsità, urgenza, che sono un po' tutti i capisaldi della psicologia, del marketing, eccetera, funzionano sempre e permettono tranquillamente di alzare il prezzo. Per esempio, una classica maglietta a edizione limitata può costare, invece di 80, può costare 95 euro. Perché è edizione limitata, so che ce l'ho solo io, oppure è firmata davvero, oppure c'è stato immaginate Federer che è entrato in un negozio e si firma le magliette, la maglietta firmata da Federer vi costa 200 euro invece che 100. Qual è il problema? Chi è affezionato, chi è appassionato, chi è tennista, che cavolo ne so, spenderà volentieri 200 euro per avere una maglietta firmata davvero. Ok, quindi costo della firma zero, magari Federer era lì per caso, però poi tu la vendi a 200 euro e nessuno può dire niente. È difficile raccontarla, racconta la passione per lo sport e l'associa al marchio. Ok, quindi poi vado a cercarla, ma giusto per curiosità, grazie Dario per la segnalazione. Giuliano chiede: come faccio a far percepire al cliente che sta spendendo poco ed è normale che a rinnovo contratto o se chiede cose extra il prezzo si alza? Allora, questa cosa capita un po' a tutte le aziende e ne parlavo l'altra sera con un amico i cui servizi, una volta rinnovati, costavano un po' più di prima. E perché costano un po' più di prima? Ed è lì che è la chiave di volta. La tua bravura è documentare, giustificare, spiegare e far imparare al cliente il perché un prodotto costa di più. Spesso si parla di hosting dei siti internet, ce n'è 20 euro, 100 euro, 1000 euro, ci sono dei prezzi confusionari. Cioè, se uno al cliente non spiega che cosa c'è dietro, poi a quel punto sarà difficile aumentare i prezzi. E questo penserà solo al prezzo e non al prodotto e al servizio. È il tuo caso, se ti fa piacere, se puoi, non so se puoi dire che prodotto vendi, in che settore lavori, magari riusciamo a darti tra tutti insieme una risposta un po' più esaustiva. In ogni caso, tu hai detto due cose. Uno è che il rinnovo del contratto si alza il prezzo. Perché si alza il prezzo? C'è un motivo per alzare il prezzo? Cioè, tu hai dei costi in più rispetto a prima? Allora lo spieghi al cliente. Oppure il tuo servizio è più caro perché i concorrenti sono un po' più sgalfi, sono un po' peggiorati e quindi tu puoi alzare il livello perché il tuo è veramente il migliore sul mercato? Perfetto, allora a quel punto è giustificato. C'è la tua agenzia di comunicazione social e online marketing. Ok, perfetto, quindi siamo, diciamo, colleghi e concorrenti allo stesso tempo. Ora, qual è il problema? Se la tua agenzia di comunicazione ha un contratto con un'azienda da 300 euro al mese per gestirgli, che ne so, Instagram. Perché dall'anno dopo devi chiedere 350? Allora, o hai fatto un lavoro enorme e loro hanno ottenuto risultati. Quindi difficilmente ti diranno di no, perché se hanno ottenuto i risultati sono ben contenti. Quello che ti dice di no e ti chiede perché hai alzato i prezzi, purtroppo una risposta devi dargliela. Cioè, devi dirgli perché costa di più adesso. Per esempio, ho una persona in più. Per esempio, saremo più veloci. Per esempio, abbiamo studiato l'algoritmo, abbiamo affinato alcune tecniche. Per esempio, abbiamo ottenuto tutti questi risultati e quindi pensiamo di ottenerne ancora di più. Quindi studio, ricerca, statistica, analisi e quindi gli proponi dei risultati. Cioè, devi trovare veramente la leva per alzare i prezzi, se no non puoi alzarli a caso. Io dico sempre che alzate i prezzi se alzate la qualità del servizio, se no tanto vale alzare i prezzi.
Ripeto, anche questo però, che uno può alzare i prezzi senza motivo, tra virgolette, per posizionarsi, per fare un po' di selezione della clientela. Per esempio, questo cliente, ti faccio un esempio che è al contrario, questo cliente ti rompe tanto i coglioni e ti chiede tantissime cose dove tu arrivi sempre con l'acqua alla gola e quei 300 euro quasi non ti bastano, se non ti bastano, alzare i prezzi serve per perdere quel cliente, perché a tutti gli effetti puoi dedicare risorse ad un altro. Il fatto di posizionarsi un po' più in alto serve anche per fare selezione automatica. Quella selezione naturale dei clienti che avviene come filtro col prezzo è fondamentale. È fondamentale. Cioè, quando mi chiedono un'analisi, io non ho un'analisi da 50 euro. Non ce l'ho. Non esiste, non posso fare niente con 50 euro. Ora che ci sentiamo, mi hai dato gli accessi, ho guardato due statistiche e li ho spesi. Che analisi posso fare? 150 non ce l'ho, perché con 150 euro... ho guardato le statistiche, ho iniziato a prendere un po' appunti, ho iniziato a guardare il tuo sito e poi non ho guardato i concorrenti, ricerche di parole chiave, i trend di mercato, il codice, la velocità del sito, il copy, cioè magari anche altre lingue. Cioè non è proprio possibile fare un'analisi seria a meno di X. Chi non lo capisce non è un cliente. Non è che io mi devo inventare un'analisi a 30 euro per soddisfare tutti, perché tanto non avrei neanche il tempo di soddisfare tutti. Immagina se mi chiedono in 100 l'analisi da 30 euro. E quando le faccio? 100 analisi. È impossibile. Quindi avere una soglia minima serve proprio per selezionare i clienti. E qualcuno dice, ma così mi dicono di no. Meglio! Perché se un cliente ti dice di sì, ma poi ti rompi i coglioni, è meglio che ti dica di no, te lo assicuro. Perché quei 300 lì, quei 300 euro che hai incassato, te li sei già giocati in sangue amaro, in rotture di coglioni, sei stato al telefono ore e non hai concluso una mazza, il cliente vuol far sempre di testa sua e lo sappiamo, che ti chiede consigli, ma poi fa di testa sua. Vuole un po' metterci le mani lui, non vuole che fai solo te. Cioè, quello non è un cliente. Quello non è un cliente, fine. Non è, almeno nella mia politica di marketing, no? Visto che siamo colleghi e concorrenti, diciamocelo, ok? Questo è un po' per... vado avanti solo con un paio di cose, ancora poi chiudo perché tanto ho sforato anche oggi 30 minuti, siamo a 32, mamma mia. Allora, volevo solo dirvi anche che ogni tanto per giustificare il prezzo un po' più alto potete fare dei pacchetti, dove dire è vero che il prezzo è un po' più alto, ma nel complesso ti do un po' più cose di prima. Ok? Quindi alla fine cosa succede? Che io dandoti un po' più cose ti soddisfo tante piccole esigenze che avresti dovuto cercare di rispondere in maniera separata contattando altre persone, altri professionisti, oppure facendo pacchetti o contratti diversamente, facendoti un bundle, facendoti un pacchetto, io ti giustifico il prezzo un po' più alto, quindi inizio a incassare un po' di più e poi sviluppo anche un po' più lavoro. Ed è sempre comunque selezione della clientela. Luca... scusate, si sta riconnettendo, datemi solo 3 secondi, credo che si stia riconnettendo la connessione. Mi vedete? Mi sentite? Datemi solo un feedback, perché praticamente mi è scappata un attimo la diretta, non so se si è spenta, se è staccata, cosa è successo, in ogni caso è ora di andare. E quindi dicevo, Luca Saccomando dice, mi piace questa visione, e questa visione, grazie Giuseppe, questa visione, Luca, il fatto di alzare i prezzi, di dare qualità, di mettere un filtro all'ingresso, eccetera, eccetera, è fondamentale. È fondamentale perché se io accettassi tutti i lavori pur di avere tanti clienti, starei facendo un altro mestiere, lavorerei sulla quantità. Allora la tua scelta è lavori sulla quantità e quindi vuoi da gestire 100 aziende al mese a 50 euro l'una, o vuoi lavorare sulla qualità e gestirne, che ne so, solo 3 a 1000. Cambia completamente, hai 3 rapporti, 3 telefonate, 3 fatture invece di centinaia e centinaia. E poi l'utile, non so se è migliore, fate attenzione, perché non è detto che l'utile cresca con l'aumento dei clienti. Spesso lavorare sulla qualità vi permette di avere un margine più alto e su pochi pezzi, quindi avere meno dispersione anche di personale, di lavoro, di contabilità, di gestione, assistenza, customer care, resi, eccetera, eccetera.
Daniela dice: Facebook tutto ok, comunque è sparita la clessidra dei 30 minuti, meglio per noi. Hai ragione, la clessidra che ce l'ho lì dovrei riutilizzarla perché in effetti sforo sempre. Siamo già a 35 e non abbiamo ancora detto tutto. E penso che continuerò giovedì con una diretta sempre sui prezzi e così andiamo a vedere tutti gli obiettivi per alzare i prezzi, tutti i contenuti per alzare i prezzi e ancora altre strategie, in modo che completiamo con queste due dirette questo discorso e credo che sia interessante per tutti perché c'è proprio una fatica ad alzare i prezzi, c'è anche proprio una paura. Io mi ricordo una gelateria, l'ho già detto forse qualche diretta fa, una gelateria quando mi ha chiamato per rifare il marketing, gli ho detto prima cosa devi alzare i prezzi. Ce li aveva bassi. Ce l'aveva bassi, poi abbiamo fatto tutto un lavoro di riordinamento del menu, il cambio della vetrina, eccetera, eccetera. Ma la prima cosa era alzare i prezzi in quella gelateria. Per tanti motivi avevano latte fresco, era climatizzata, cioè aveva tutti dei plus che le altre gelaterie non avevano. Devi essere più cara, punto, non c'è discussione. Alzate i prezzi e il mese di novembre-dicembre, freddo, in Valle d'Aosta, ha raddoppiato l'incasso dell'anno prima. Questo per dirvi. Come basta poco per fare il salto, ok? Quindi, ecco, grazie Dario che hai pubblicato credo che sia il video della Nike, della pubblicità, perfetto, quindi vado a vederlo. Allora, saluto Antonella, Daniela, Max, I'm the real Eddie, ok? Ciao Real Eddie, ciao Dario, ciao, saluto tutti quanti. Vorrei, come sempre, regalare una piccola consulenza e credo che ci fosse collegata prima Romina che l'ha già ricevuta e poi c'era anche Progetto Bagno, Carmine l'ha ricevuta, quindi se avete ricevuto tutte e due mi fa piacere perché ogni tanto regalo queste cose. Allora adesso io scorro a caso, becchiamone una qua, Little Ian, non so chi tu sia, Little Ian. Ci sei ancora? Mi stai seguendo? Mi senti? Pronto? Prova? Prova? Little? Little, sei collegata? Allora, se ci sei, ho preso un contatto a caso, mandami un messaggio privato, una mail, una telefonata, fai quello che vuoi, mandami il tuo sito, il tuo social, il tuo progetto, l'azienda per cui lavori, così, e io ti do un feedback di quello che penso e di cosa secondo me ci sarebbe da correggere. Ovviamente gratuitamente perché. Chi mi segue in diretta, questo è un altro. Ecco, Romina mi fa il pollicione, sì, utilissima, grazie ancora. Ecco, perfetto, Romina è una di quelle che ha ricevuto la mia analisi gratis. Rosa Labelle, Giuseppe Spinelli, la solita fortuna. Guarda, Giuseppe, è una cosa che faccio volentieri e chiaramente ne posso regalare solo una diretta, perché è una roba che comunque tra tutto alla fine mi occupa un'oretta, perché devo guardare un po' e intrigare, fare. Però credo che sia un bel gesto e credo che aiuti a mettere in pratica quello che diciamo nelle dirette. Perché io dico così tante cose che spesso una diretta dice magari 20 cose e poi uno quando ha finito la diretta riguardo al proprio progetto magari ne applica una. Quindi se ogni volta invece una persona gli arriva un piccolo check con alcune cose da sistemare magari ne mette in pratica un po' di più e spero che poi tornino i frutti. Quindi, signori, io intanto vi ringrazio per la preferenza accordatami. Ci vediamo sui canali di Banana Sponsor martedì e giovedì alle 2. Quindi questo giovedì continuiamo la diretta sui prezzi, il margine, su come usare i contenuti e le strategie per alzare i prezzi, eccetera. Cercherò di finire questo argomento in modo da darvi un po' di strumenti ancora più pratici. E poi sicuramente sabato pubblico su YouTube, come sempre, le dirette di qualità, siamo già arrivati alla 23, alla 24, però questa che registriamo oggi è la 54, ok? Vorrei andare avanti tutto l'anno, se riesco, 2 volte a settimana, credo che sia un bel progetto, mi fa piacere, mi fa piacere, ho conosciuto anche tante belle persone, con alcune anche ho iniziato delle collaborazioni, quindi ben venga, e ci vediamo giovedì alle 2, ciao a tutti, grazie mille, ciao.